Quanto ti rispondi in questo di oggi? Siamo tutti pronti per assaggiare finalmente la nuova. Allora, col cavolo che nuova, non è vero che è nuova, ma è l'energy drink limite. Finalmente sono pronto ad assaggiare questa prelibanza perché questa è la penultima che mi manca. Poi ce n'ho un'altra che ancora non ho mai assaggiato. E voilà, ho provato tutti i gusti di questo tipo. Sarà il penultimo e quello dopo forse l'ultimo se non ne escono altri. Bene, allora, cosa importante avere? Quasi nessuna. Quindi vediamo un po' l'estetica della botta. Allora, qua c'è il limone che è verde come gli alberi e il contorno che è verde, molto molto carino. Poi l'alberello qua, non so perché qua c'è tipo un contorno del pallino con sopra un albero, però è carino. E ovviamente del budget. Bene, sono pronto col mio bicchiere a fare questa potente degustazione di limette. Io non, cioè secondo me sa di limone, insomma l'unica cosa che può sapere di limone è il limone. C'è un po' di caca, vieni qua. Attenzione, vado. Ha fatto guarda qua, come fuma, guarda qua. Madonna, se buono. Mi aspettavo tipo limonata potente, in realtà. Sembra dolce. Sarà comunque amaro, però. Vediamo. Bel colore, attenzione. Si confonde col bianco, ma in realtà. Quante bollicine. Sono veramente troppe bollicine, non riesco a capire come. Ha più o meno il colore dell'acqua. Assaggiamo. Dio. Un gusto un po' tragico. Perché il limone si sente poco, però si sente molto gustoso e dolce, e poi c'è l'amaro che rovina sempre tutto. Molto gustoso comunque. Lo berrei tranquillamente il pomeriggio alle 16:46, insomma. Di limonata amara, non molto buono. E in effetti mi fa un po' schifo. Ora potete vedere meglio il colore. Vedi, è trasparente. In realtà è un po' bianchino. È acqua con cioccolata bianca. Allora, non mi piace molto, ma perché ho. Non ho mangiato niente prima. Allora, gustiamoci questo wafer. Che schifo! Per un attimo ho saputo il vomito, perché? Raga, ho scoperto che sapore ha il vomito. Il vomito sa di wafer al cioccolato bianco e energy drink al limite. Veramente, cioè, vi giuro, era quel sapore. Ho vomitato 2 anni fa, mi ricordo quello. No, ha cambiato totalmente sapore, non ci posso credere. Togliere l'emergente. Ecco qua. Osservate. Ploffite. Meravigu. Che te pigu.
le scoppigo tra le onde di mare. Ancora un po'. Fa cacare, fa cacare. Sull'ultima speriamo che sia buona almeno. Potrei continuare con Twitter, già. Guardate cosa ho fatto qua. Ok, no, ci stiamo un attimo pensando a fare una cosa, ma piacciono le angurie. Io preferisco molto di più le angurie perché le angurie sono molto gustose. Basta, non ce la faccio più. Vergogna, questa è anche persino peggio della prima che ho assaggiato, incredibile. Perché il limone ti dà la sensazione limonosa di limone e poi ti rovina con l'amaro del no, sfloscite, floscite, sfloscite, sfloscite, patofete, patofete. Vi racconto una cosa per arricchire il video. Qualche giorno fa, no, magari lo faccio qualche giorno fa. Ho raccontato una bellissima poesia a mia sorella, che si chiama Martina. La saluto, ciao. La poesia fa così. Però la racconterò tenendo un mazzo di banane in mano. Martina. Martina la mattina si sveglia e fa la cacchina. È un giorno, si svegliò la mattina. Che schifo. Ah. Cosa mi sono ridotto? Perché devo. Lasciamo stare. Ho decretato l'esitazione per non rifare il video. Perché non posso farlo, non posso rifarlo. Vi auguro a tutti una buona vigilia e un buon compleanno a voi. E questi sono gli stili comunque. Al prossimo video.